un tetto massimo al numero di pernottamenti simultanei, con il divieto di aprire nuovi affittacamere o bed and breakfast. Così l'Alto Adige, su proposta dell'assessore turismo Arnold Schuller, proverà a limitare il fenomeno del sovraffollamento turistico. In provincia di Belluno, secondo gli albergatori, il problema non si pone, ma rende comunque doverosa una riflessione. La soglia altoatesina è fissata a 34 milioni di notti annue, ovvero il numero del 2019, con un massimale di 239.088 posti letto, non uno di più rispetto al numero attuale. In teoria, tutti i bellunesi potrebbero passare contemporaneamente una notte in provincia di Bolzano e ci sarebbe posto, più o meno, anche per l'intero comune di Bassano del Grappa. Ma come viene letta a Belluno quest'idea del limite ai pernottamenti? La provincia di Bolzano, con 34 milioni di pernottamenti all'anno, se vogliamo dirla tutta, si può anche permettere di contingentare i propri ospiti, come Venezia. Diciamo che non mi stupisco di una presa di posizione così forte, ecco. E per quanto riguarda invece la provincia di Belluno? Non c'è sicuramente la necessità di mettere un freno. È ovvio, ci sono certi periodi che sono complicati, che ci sono troppe presenze, ma lì parliamo di 2 settimane di agosto e di 10 giorni a Natale. C'è la necessità di aumentare eventualmente i posti letto, ma attenzione, con tutte le regole della normativa vigente che spesso attualmente vengono completamente dimenticate. Il riferimento soprattutto al CIR, il codice identificativo regionale. Quel numerino lì che dovrebbe essere riportato e all'ingresso della locazione turistica e su tutti i siti internet di vendita e o di intermediazione dell'appartamento, della camera, di quel che è, insomma,